Buonasera, ringrazio intanto perché poi mi dimentico quasi sempre, però la banda musicale di Chioggia che abbiamo voluto veramente che fosse presente all'inaugurazione di questa 84esima edizione della Sagra del Pesce, che è una doppia festa per noi a Chioggia. Beh, ovviamente prima fra tutti la festa della Sagra del Pesce e poi la riapertura della loggia di Bandi dopo 5 anni di chiusura, perché qui... Niente, io voglio essere velocissimo, vi ringrazio tutti, ringrazio veramente tutti per la presenza, una giornata importante, una giornata di festa che si trascinerà fino al giorno 17, giorno 16 di luglio con la festa, questa Sagra del Pesce, che porterà, spero, oltre 100.000 presenze anche quest'anno. Oh, grazie dell'invito. Io vengo sempre con estremo piacere a Chioggia, perché questa è una città diversa dalle altre, da tanti altri contesti del Veneto. No, devo dire, a Chioggia si respira sempre aria di autenticità, di genuinità, è una città vera. Occasione naturalmente per assaporare i prodotti d'eccellenza del nostro mare, delle nostre lagune, ma anche l'occasione per mettere la pesca, i pescatori al centro. Rappresenta la nostra identità, la nostra tradizione, rappresenta le nostre radici. Grazie a tutti e viva i nostri pescatori, viva la festa del pesce, la Sagra del Pesce. Sindaco, buonasera a tutti. Beh, dopo le parole di Cristiano è difficile veramente intervenire. Prima il sindaco ha detto che io sono spesso a Chioggia, ma ogni volta che sono venuto, ma non solo negli ultimi anni, diciamo il posto che io frequentavo per le ferie estive è sempre stata Sottomarina e Chioggia. E proprio si sente un'atmosfera frizzante, un entusiasmo veramente grande, ed è importante. È importante, lo diceva prima Cristiano, la pesca è una nostra tradizione, ma anche queste feste veramente creano un'atmosfera di comunità importantissima. Complimenti alla banda, perché è vero che spesso e volentieri ci dimentichiamo di ringraziarvi, ma date un tocco speciale di festa veramente alle manifestazioni dove ci siete. Quindi... E ricordando che ovviamente Chioggia è l'espressione del connubio di quella che è la storia, la cultura, la tradizione, la bellezza, e soprattutto legata al nostro mare, la tipicità della nostra pesca. Ecco, bene, grazie al mondo della pesca, grazie a Chioggia per questo evento. Sono trascorsi 85 anni, 84 anni dal 1938, e da quando è stata fatta la prima sagra del pesce a Chioggia. Ecco, per cui oggi è diventata un fiore all'occhiello non soltanto per Chioggia, ma io penso che sia un fiore all'occhiello per tutto il comparto della marineria e del mondo della pesca.
vediamo, vieni dove. Ciao signore.